Boston, Hanover Street, quartiere italiano. Siamo al bar dello sport. Così viene accolto il gol di Totti in Roma-Palermo. Anziani e giovani italoamericani gioiscono, anche se sono momentaneamente, con i numerosi giornalisti arrivati da Roma per seguire la trattativa che ha portato il club giallorosso in mani americane. James Pallotta è il 18° uomo più ricco di Boston, comproprietario dei Boston Celtics. Già 3 anni fa, ci dice, dovevo acquistare la Roma quando mi chiamò Soros. Era prima della crisi finanziaria, poi la trattativa fallì. Ed ora, aggiunge, ci siamo accordati con Di Benedetto e l'operazione è andata in porto. Per mio padre, prosegue Pallotta, 53enne, il più giovane della cordata, l'Italia veniva prima di tutto, questo mi ha insegnato. Pierce, Garnett e Allen sono definiti i 3 grandi Big Three dei suoi Boston Celtics di basket. Pallotta non fa paragoni con Totti e compagni. L'ultima cosa che voglio fare, dice, è creare favoritismi. Per andare bene non bisogna mai fare distinzioni. Sono la filosofia ma anche il marketing dei suoi Boston Celtics che Joseph Pallotta vuole portare a Roma. Quale sarà il futuro della Roma? Ora, dice Pallotta, assumiamo il controllo finanziario, poi puntiamo allo scudetto, che manca dal 2001. Qual è il progetto? Si parla di fair play finanziario. Chiedetelo a Di Benedetto, ci dice. Lo facciamo. E lui risponde. È importante selezionare validi giovani e per questo vogliamo i migliori manager sulla piazza. Tanto tra breve sarà difficile spendere per tutti con il nuovo regolamento. James Pallotta parla di Roma, dei suoi tifosi, della passione, del calore attorno alla maglia giallorossa. E dà un appuntamento a tutti annunciando: il prossimo 22 maggio sarò a Roma.